L'analisi tecnica, o meglio l'analisi grafica, non funziona. Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da iAlforex.com, Forex trader da 15 anni. In questo settore ho sentito un sacco di cose e in questi ultimi tempi sento molto parlare del fattore analisi tecnica, analisi tecnica, analisi tecnica che non funziona. Intanto, come avrete visto da uno degli ultimi video, ho cercato di portare qui nel canale le differenze che ci sono tra chi opera con l'analisi tecnica e chi opera principalmente con il price action trading. Due metodi che possono essere abbastanza simili, perché si utilizzano i grafici per operare a mercato, ma che poi hanno le loro differenze, come avrete visto appunto dal video. Fatto sta che oggi il focus non è tanto sull'analisi tecnica in sé, ma sul concetto di analisi grafica, quindi sul fatto che ci sono ovviamente queste voci che vanno a cercare di promuovere un certo tipo di negazione del fatto che chi utilizza l'analisi dei prezzi, comunque l'analisi grafica, quindi quello che ci dicono ogni giorno i grafici di un determinato asset, tende a essere un'analisi che in linea di massima non porta profitti, un'analisi fallimentare. Allora, io parto dal presupposto che il prezzo, quindi i grafici di uno strumento finanziario, quindi ci dicono l'andamento passato di un determinato asset, siano, diciamo, uno degli strumenti più veri, più importanti che confermano una determinata situazione di quel mercato, che cosa è successo e anche in realtà che cosa ci si può aspettare, perché soprattutto in alcuni mercati, diciamo, c'è una certa sensibilità per certi, per esempio, livelli di prezzo, per certe dinamiche proprio dei prezzi, e quindi vedendo quello che il mercato ci ha detto negli ultimi mesi, negli ultimi anni o negli ultimi giorni, spesso si riesce ad avere una figura molto chiara in realtà di quel mercato e di cosa aspettarci nel breve termine, nel prossimo futuro. Io infatti parto dall'assunto che il prezzo assorbe tutto, quindi quello che noi vediamo sul grafico in realtà è proprio la verità. Quello che invece noi pensiamo, perché magari abbiamo sentito una certa cosa, un certo dato fondamentale, diciamo che potrebbe riversarsi in maniera differente in quel mercato. E quindi il grafico in quel momento ci può dire delle cose e che non hanno ancora, diciamo, assorbito quella cosa, oppure addirittura noi magari vediamo una cosa oggi e poi dopo qualche tempo sentiamo, diciamo, un dato che va in linea con quella cosa che era successa, diciamo, sul grafico magari un mese prima, una settimana prima, 10 giorni prima. Ecco che il prezzo spesso assorbe, no? Un dato, assorbe una notizia, assorbe quello che poi esce, tant'è che poi c'è anche il detto buy the rumor and sell the news, che va un po' a, diciamo, a chiarire, diciamo, questa dinamica dei mercati. Quindi partiamo dal presupposto che il prezzo assorbe tutto. Chi fa analisi grafica, io parlo adesso di analisi grafica per dire analisi tecnica o analisi di prezzo, quindi comunque analisi dei grafici per operare sul mercato, diciamo che parte per l'assunto che il prezzo sconta tutto. Quindi quello che gli dice il grafico è ovviamente la verità. Diciamo che andare a affermare che un certo tipo di approccio al trading è fallimentare, il trading, che tra l'altro non è una scienza, diciamo che secondo me è un'affermazione scorretta. Io credo che, anzi, il trading sia talmente vario che ci possono essere mille modi per fare trading e poi alla fine dell'anno, alla fine del mese, alla fine di un periodo essere profittevoli. L'analisi grafica è uno dei modi, ci sono sicuramente tantissimi altri modi, c'è un'analisi fondamentale, ci sono tantissime altre tipologie, modalità e metodologie di trading. Io non voglio adesso affermare che il modo che ho io sia il miglior modo, assolutamente no, ma credo sia completamente errato, sbagliato dire quello, perché altrimenti non ci sarebbe gente come me che ogni giorno da tantissimi anni sta sul mercato e fa guadagni sul mercato, e posso anche affermarlo riguardo a degli studenti che ormai fanno parte di quelle che sono le mie attività di formazione, anche miei colleghi attuali, penso ad Antonio che è stato un mio corsista e che utilizza l'analisi grafica molto bene e che da quella
fa del trading profittevole, io stesso e tantissimi altri. Quindi non perché noi non siamo capaci o non ci piace un determinato atteggiamento sul mercato, un determinato approccio, significa che questo altri non sono capaci a farlo. Cioè, ci sono anche persone che con l'analisi grafica riescono a fare trading, riescono a gestire bene il rischio, riescono a gestire bene il rendimento, riescono a gestire bene le emozioni e quindi tutti quanti, come dire, i lati, gli aspetti del fare trading, che ovviamente non è solo una view tecnica, ma è una serie di aspetti. L'analisi tecnica non funziona? L'analisi grafica non funziona? Bah, io direi che tutte queste frasi sono, a mio avviso, diciamo, alquanto così, lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi restiamo focalizzati, cerchiamo di studiare, farci un vestito su misura, darci dei metodi che siano il più possibile coerenti con il nostro carattere e poi cerchiamo di essere sicuri con quello che utilizziamo, cerchiamo di essere sicuri in quello che facciamo. Solo così riusciremo a ottenere dei risultati al di là del fatto che possiamo utilizzare l'analisi tecnica tradizionale, possiamo utilizzare la price action, possiamo utilizzare qualsiasi altro metodo di trading. Ricordiamo sempre che il trading non è una scienza, il trading è un'arte e quindi dobbiamo farla nostra e un po' alla volta diventare esperti in quello che facciamo e quindi poi forse faremo del profitto. Non c'è una chiave che apre tutte le porte, non c'è un metodo che vada bene per tutti. Quindi l'analisi tecnica, meglio, l'analisi grafica funziona, c'è gente che la usa, se ovviamente la persona non la sa utilizzare o la utilizza male o non è il suo, ovviamente probabilmente i risultati non li vedrà. Anche per oggi è tutto, pillola molto breve, ma direi secondo me puntuale, visto le tante voci che ci sono in giro riguardante questa cosa. Io per oggi ho finito, vi auguro una buona giornata e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao a tutti!